Una decina di mesi fa riportai in video una beta di Inazuma Eleven chiamata Inazuma Eleven Origins. Parlava delle avventure di David Evans e di quando iniziò a formare la sua prima squadra di calcio. Inoltre, i compagni di classe di David e i suoi avversari erano quelli che poi sarebbero diventati il gestore del negozio di giocattoli, il maggiordomo di Nelly e via discorrendo tutti quanti gli altri personaggi che abbiamo imparato a conoscere dal primo Inazuma Eleven fino a Inazuma Eleven 3. Ovviamente la trilogia principale. La storia conteneva tre capitoli e era abbastanza carina, ma è uscita la seconda beta, che contiene ben sei capitoli. E la storia ovviamente si è approfondita, hanno introdotto vari personaggi, hanno introdotto il papà di David, hanno introdotto tecniche che David non conosceva a suo tempo, che poi avrebbe comunque scritto nel taccuino, tipo la mano insuperabile. Infatti nel gioco David può imparare la mano insuperabile quando raggiunge un certo livello. Comunque sì, ho voluto provare più approfonditamente la beta e devo dire che non tanto per la beta, che è davvero interessante, bellissima, strutturata bene, ha le tecniche un po' ricolorate, un po' riviste per appunto avere un appeal diverso dal classico Inazuma Eleven. Mi sono seriamente rotto le scatole. È impossibile giocare Inazuma Eleven, il primo, la prima trilogia, dopo aver giocato Galaxy. È lento, è lentissimo da far paura. E i personaggi sono delle schiappe improponibili. Ok, che la Raymond aveva tutti quanti i giocatori che non avevano mai praticato sport e venivano da altri club. Ok, ma in Galaxy sono molto più forti. Le palle non sfuggono via così senza motivo. Non fai 14 falli se tocchi il giocatore avversario. A parte il fuorigioco, ma vabbè, quello è un altro discorso. Quindi diciamo che mi sono sforzato di arrivare alla sfida contro la Occult, persa perché il tiro, nonostante avesse centrato la rete, è stato segnato come fuori. Però se volete approfondire un po' di più la beta, vi lascio in descrizione il server Discord e siccome sono magnanimo e buono, vi lascio anche il download diretto. E anche il canale di Adri Silver che ha approfondito i capitoli che sono stati aggiunti e dai quali ho preso anche alcune informazioni tipo la mano insuperabile che David impara quando sblocchi un certo livello. Ci sono anche le formazioni delle altre squadre, i giocatori nuovi, tra virgolette, perché sono comunque disegni diversi costruiti sulla base del giocatore che in teoria dovrebbero rappresentare nel gioco originale. Quindi, se il giocatore ha una schiappa nel gioco originale, sarà anche una schiappa con un design diverso. Però, se volete approfondire, avete il download, il server Discord e il canale di Adri Silver in descrizione. Fate voi la scelta. Volete giocare in Inazuma Eleven per la centesima volta, ma con David e la sua truppa? In Inazuma Eleven Origins Beta 2. Avremo mai una beta completa? Se veramente continuano a lavorare a questo ritmo, sì, avremo altre tre beta, credo, prima del prodotto finale, che poi la terza sarà appunto la beta definitiva. Avremo l'aggiunta degli ultimi capitoli, un restyle dei dialoghi, forse, chi lo sa, e magari, purtroppo però è molto difficile, le cinematic. Ma non ci metto la mano sul fuoco perché, nonostante abbiano cambiato la sigla, non credo riescano a cambiare anche le cinematic in gioco. Richiederebbe un team che appunto richiede soldi e lavorare appunto anche a delle cinematic corte, ma richiederebbe molto denaro. Quindi vedremo mai un prodotto pari a quello originale? No, ma ci avviciniamo. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Vi ricordo ovviamente in descrizione tutti i link elencati prima, oltre a Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti, fateci un pensiero e noi ci vediamo ovviamente domani. Bye bye.